Parte della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Roberto, il Vescovo Giovanni che presiede questa Eucaristia e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle e i miei soldati che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Anche di noi tutti abbi misericordia e donaci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giovanni, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme ci rivolgiamo a Dio che è Padre per riconoscere insieme a Lui preghiera del granatiere. Picchetto, attenti! Signore Dio, che hai voluto distinta in molti popoli l'umana famiglia, da te creata ed eletta, guarda benino a noi che abbiamo lasciato le nostre case per servire in armi di tanto. Aiutaci, oh Signore, affinché forti dalla tua fede affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di te, offrendo alla Patria nostra ogni obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che il Vangelo d'Italia sia di esempio a tutti i cittadini, nella fedeltà ai tuoi comandamenti, nella tua Chiesa, nell'osservanza delle parti di Dio, nella conoscenza della tua vita verso l'autorità costituita. E concede al Padre nostro la protezione tua e la materna tua sorte di vita. Magari rimodulate perché ne sia sempre più congeniale la responsabilità, siano come spesso si ricorda con parole di saggezza e lungimiranza il Presidente della Repubblica, cui va il nostro fervente omaggio, non solo un onore, ma una grande forza e un'insostituibile risorsa. Quella forza che traendo alimento da una ritrovata coesione e concordia nazionale, permise all'Italia di superare le difficoltà e i tragitti che sembravano insuperabili. Così fu per la risposta dopo la disfatta di Caporetto e per la grande ricostruzione dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Certo sarebbe auspicabile che questo senso di fratellanza fosse recepito e vissuto anche nel quotidiano senza attendere che drammatiche vicende vengano a sconvolgere i nostri animi per farci ritrovare il filo vero ed autentico del nostro sentire e del nostro.